Fabrizio l'eroe ha un fratellino che è un po' una spia, un po' un agente della nonna, un po' un padron questurino, un po' è un poeta eruditissimo, insomma, gira per casa, fratellino che si chiama Giuseppe. Adesso parliamo noi due, eh? Beh, insomma, c'era un fratellino nella realtà, proprio Ino, perché essendo io molto giovane ed avendo lui 6 anni meno di me, quando io ne avevo 21 e giravo alla Comaresecca, lui ne aveva 15 e dipingeva, disegnava, faceva dei bellissimi quadri. Sono rimasti alcuni dei quadri, anch'io ne possiedo qualcuno, altri sono in casa di mia madre, altri sono in casa sua. Non era ancora un potenziale rivale regista cinematografico, era quindi avevo permesso al fratellino di entrare nella storia proprio perché, essendo un pittore, in fondo lui aveva il suo linguaggio, io avevo il mio. Poi invece è accaduto che forse proprio in quanto accettato dentro il film, lui non potesse più uscire dal cinema. Posso dall'ombra del fuoricampo, posso dire che io mi sono molto identificato con quel fratellino del film. Soprattutto la cosa che mi ricordo, un'emozione molto forte che mi gratificava molto, era l'abbraccio finale disperato di Adriana Gina nel momento delle nozze di Fabrizio e Clelia. E che mi faceva sperare di poter continuare l'incesto, diciamo così, sì, il piccolo incesto che Fabrizio aveva troncato e quindi mi faceva sperare in una storia d'amore con quella donna molto più grande di me. Grazie.